Siamo alla Tela di Penelope a San Marco d'Alunzio e parla la titolare della Tela di Penelope, Maria Cutrì, che 20 anni fa ha avuto questa idea di riprendere l'antica tradizione della tessitura antica, che a San Marco era abbastanza florida negli anni 50, poi però è andata a morire. 20 anni fa ho conosciuto le due signore di San Marco, la signora Angelina e la signora Pendola, la signorina Pendola, che ora purtroppo non ci sono più, e ci hanno insegnato il loro sapere, ci hanno passato il loro sapere, l'arte della tessitura. Allora, questo è un telaio molto antico, è del 1700. Questo ci è stato donato. È un telaio che ci è stato donato dal convento dei frati cappuccini che era qui a San Marco, da padre Bartolomeo, da padre Gabriele e da padre Emilio. E ce l'hanno regalato quando hanno visto che noi avevamo iniziato, questa attività e allora dice invece di lasciarlo fermo nel museo lo facciamo vivere. E allora l'abbiamo restaurato perché non era nelle condizioni di tessere. I nostri falegnami a San Marco ci hanno dato una mano nel rimetterlo in funzione e in questo momento sta producendo il cosiddetto Occhiddu. È un tessuto molto molto elegante, molto raffinato in lino e cotone, che ci serve per fare poi asciugamani, tovaglie da tavola e anche copriletti. È un tessuto abbastanza complesso nella sua realizzazione perché è necessario per poterlo realizzare fare una preparazione del telaio con una sequenza di inserimento nei licci particolare e poi anche nella tessitura devono essere mossi i piedi, che è la parte sottostante del telaio, la parte meccanica, cioè deve avere una sequenza particolare per poter fare il disegno che voi vedete proprio nella parte del tessuto dove sta la nostra tessitrice, sta producendo. Vedete che ha una particolare lavorazione, potrebbe sembrare il piqué, ma non è assolutamente piqué, è proprio l'occhiddu perché fa questo motivo che sembra un occhiolino di pernice, ecco, ed è double face, diciamo, da una parte è lucido, da una parte è opaco, per cui può essere utilizzato in entrambi i lati. Per farne un centimetro, quanto tempo ci è impiegato? Allora, abbiamo misurato il tempo necessario per fare 10 centimetri di tessuto e ci vuole un'ora. Un'ora di tempo per fare 10 centimetri di tessuto, per cui è abbastanza costoso anche. E dipende tanto anche dalla grossezza del filato che noi andiamo a tessere. Perché più sottile è il filo e più tempo ci vuole perché si forma il tessuto. In questo caso è la trama che vedete qui nella navetta lancio, che è quella che ha in mano la nostra tessitrice, è molto sottile il filato. Quello è lino, il titolo 30, per cui è molto sottile e per portare avanti il tessuto ci impiega un bel po'. Molto, ma molto emozionante, ecco, poter lavorare su strutture che hanno passato secoli e tantissime mani le hanno toccate. Insomma, è un'emozione grandissima. Sapere che altre donne o anche altri uomini hanno lavorato su questo telaio ci porta ad essere orgogliosi anche di poterlo fare anche noi a distanza di tanto tempo. Voi vedete questo telaio come è composto, è
è una tecnologia molto, molto antica e molto poco tecnologica secondo i nostri standard di oggi, naturalmente. Questa è proprio una tessitura molto, molto semplice, se noi andiamo a vedere adesso i telai meccanici di oggi. Però è costituito, come vedete, da questi licci, questi si chiamano licci, che determinano proprio il disegno del tessuto che noi andiamo a fare. Allora, noi abbiamo il telaio, che è composto dalla struttura portante, che è cosiddetto scheletro, che contiene la parte meccanica, che è la cassa battente, che è questa che la tessitrice sbatte in continuo per poter stringere la trama nell'ordito, dai licci, in questo caso ne abbiamo 4, perché stiamo facendo una tessitura un pochino più complessa rispetto ad altre, la parte dove è raccolto l'ordito, che si chiama subbio porta ordito, e la parte sottostante che costituisce proprio la parte meccanica per eccellenza, diciamo, perché sono i pedali che vengono mossi secondo la sequenza che noi deve essere fatta per poter produrre questo tessuto. Allora, questo è proprio emozionante poterla tenere, perché è una pietra che ci viene proprio dal Settecento. Questa è proprio quella originale che c'è stata, che era insieme a questo telaio. Ed è un pezzo di marmo, praticamente, un pezzo di marmo con questo foro che serve per poterlo appendere ad un laccio per mantenere la tensione dei fili, perché questo è necessario, questo peso, per mantenere tesi i fili dell'ordito e poter così lavorare meglio il tessuto. Adesso, come puoi vedere, il filo della trama si è rotto e deve essere unito per poter continuare la tessitura. In questo caso il capo finito viene messo dentro e sopra ci si mette a cavallo l'altro capo, e così viene stretto con la cassa battente nell'ordito e si può ricominciare di nuovo la tessitura. Come vedete, ci vuole una bellissima forza per stringere la trama nell'ordito con la cassa battente, in maniera tale che il tessuto venga ben consistente, ben fitto, e così che anche quando viene ad essere lavato con l'acqua che noi andiamo a lavare, non si restringe, rimane sempre perfetto così. Questo tessuto, come tutti i tessuti che noi andiamo a produrre con le stesse tecniche antiche di una volta, vengono poi lavati con un procedimento che si chiama cura della tela. La cura della tela è una tipica pratica che viene fatta con la cenere. La cenere bollita viene messa a bollire in acqua, e in questa miscela, una volta finito di tessere, vengono inseriti i tessuti. Si lasciano in posa in questa miscela una notte, due notti, secondo il colore che vogliamo andare a dare alla tela, dopodiché si sciacquano di continuo, si mettono al sole e si battono con una grossa pala di legno, che è il cosiddetto maglio. La tela di Penelope nasce 20 anni fa. 20 anni fa, quando io, dopo aver cresciuto i miei 4 figli e dopo aver capito che non volevo più fare nemmeno l'insegnante, che ero a rientrare nel mondo della scuola, ho capito che volevo fare qualche altra cosa, e ho incontrato le due vecchine del paese
che avevano questi telai, mi sono innamorata totalmente. E a quel punto ho deciso che questa doveva essere la mia attività prevalente e mi sono adoperata affinché potesse succedere questa cosa. Allora abbiamo realizzato con 20 ragazzi del paese l'associazione L'Antico Telaio, che ci è servito per imparare l'arte della tessitura a casa delle due vecchine. E lo scopo principale di questa mia idea era proprio quella di far rivivere la tessitura antica, l'antica arte della tessitura di San Marco, dei Nebro di più che di San Marco, perché in tutta la Sicilia, in particolare nella zona dei Nebro, quest'arte era molto florida. Per cui abbiamo creato questa associazione dove 20 ragazze del paese insieme a me abbiamo imparato la tessitura da casa delle vecchine. Con questo spirito di voler riprendere l'antica arte della tessitura e di portare a valorizzare il lavoro fatto a mano, il lavoro femminile che era fino a quel momento bistrattato, siamo andati avanti e a portare questa idea. E siamo riusciti nel 2000 a far nascere la tela di Penelope. Abbiamo recuperato tutti gli antichi tessuti, l'occhiddo che voi state vedendo qui che stiamo per produrre, le upe di lana, e le pezzare, le tipiche pezzare dei Nebrodi, che comunque la tela di Penelope ha un po' rivisitato secondo il nostro modo di essere oggi, no? Secondo le esigenze moderne, sia come misure, sia come colori, però mantenendo sempre quella che era la tradizione siciliana nei disegni in particolare. Qui noi abbiamo un tappeto che è realizzato in pile di cotone. È un tessuto però nuovo, non riciclato, a differenza di quello che veniva fatto anticamente, che erano le pezze vecchie, no? Che non si usavano più, si tagliavano a strisce e si inserivano nell'ordito per fare le cosiddette pezzare, con il termine spregiativo proprio di pezzare indicava una cosa non buona, perché poi si mettevano sotto le reti per mantenere, sotto i materassi per mantenere in ordine i materassi. Ora invece la tela di Penelope ha cercato di fare un prodotto di elevata qualità che durasse nel tempo e che potesse essere pure lavato in lavatrice in maniera tale anche che i colori non venissero stinti. E allora è un prodotto di qualità, perché comunque la manodopera è quella che costa prevalentemente, perciò fare un prodotto di scarsa qualità che costava molto non ci conveniva. E poi questa è la pezzara. Poi abbiamo riscoperto l'antico tessuto a rilievo, che è un tessuto molto molto difficile da fare, molto complesso e molto lungo. Questo è un tessuto meraviglioso, che a secondo il disegno che uno vuole fare produce un carteggio dove viene disegnato il disegno che vuole essere riproposto e la tessitrice segue il disegno al telaio e produce questa meraviglia. Si possono fare tutti i disegni, però noi cerchiamo di valorizzare i disegni antichi proprio del territorio. Le pezzare, ritornando alla tipica pezzara dei Nebro, l'abbiamo trasformata anche in tenda. Da utilizzare come stuoia per essiccare le gomme al sole, per coprire le reti, nasce invece un prodotto di grande bellezza per arredare la casa. Poi l'abbiamo trasformata anche in borsette. Questa è una sacca da poter utilizzare in maniera molto informale, così semplicemente. Questo è un pochino più giovane rispetto all'altro, questo è dei primi del Novecento. Quello era del Settecento, era più antico. Questo l'abbiamo recuperato nelle stalle
nei nebrodi, che era già pronto per essere bruciato, come tutti i telai dell'epoca, che ormai non venivano più utilizzati ed erano legna da ardere. Questo siamo riusciti a recuperarlo, mi pare che l'abbiamo recuperato a Militello. Militello era già tutto, anche questo non buono, non era pronto per poter tessere. L'abbiamo fatto restaurare sempre dai nostri falegnami e l'abbiamo messo in opera. Qui stiamo producendo, se voi guardate, un altro tipo di tessuto che si chiama pedilana. Ecco, vedi, fa quel rigatino. Noi abbiamo mantenuto la terminologia antica proprio per avere la memoria storica di tutto quello che è stato, che veniva fatto anticamente. E con questo pedilana noi realizziamo queste tovagliette. Ecco, questo è una tovaglietta da tè. Tutto questo a San Marco d'Alunzio perché in questo luogo? Cosa rappresenta questo borgo per voi? Questo borgo è tutto per noi, perché è un paese incantevole, stupendo, meraviglioso, dove si vive proprio con tranquillità. Io non sono siciliana, sono calabrese. Ho sposato un alontino 40 anni fa e mi ha trascinata qui per amore. E mi sono trovata benissimo, perché le persone sono di un'ospitalità incredibile, mi hanno accolta con tanto affetto, e per cui non lo cambierei per nessun altro paese al mondo. Eppure io ho viaggiato tantissimo, sono stata in tantissimi posti del mondo, e qui è la parte della terra in cui voglio vivere ancora a lungo. E ringraziamo Mariella Cutré e Nunziatina Latino per questo viaggio dalle grandi emozioni. E invitiamo tutti voi a venire a San Marco d'Alunzio, passare dalla tela di Penelope e restare incantati dalla bellezza di questi oggetti e dagli articoli dalle quali prendono forma attraverso la grande passione, perché alla base di tutto c'è una grande passione. Sì, è la passione proprio che mi ha mosso già sin dall'inizio, quando ho visto queste vecchiette lavorare, che mi ha portato a questo punto. Ringrazio molto Bella Sicilia, Onda TV, che ha fatto questo viaggio nella nostra piccola bottega, e sono contenta di aver potuto dare al pubblico questa nostra conoscenza della tessitura.